Chioto infiammatorio sono un gruppo in forte espansione numerica di malattie del sistema immunitario innato che si caratterizzano tipicamente per l'assenza di produzione di autoanticorpi. Sono un gruppo di malattie caratterizzate dalla presenza di episodi febbrili o infiammatori ricorrenti a cui si associa un marcato incremento degli indici di flogosi, quindi di infiammazione, e che si alternano a dei periodi intercritici di relativo benessere, anche con una normalizzazione spontanea degli indici di infiammazione. Ne fa parte un sottogruppo di malattie chiamate febbri periodiche ereditarie. Di queste le principali sono rappresentate dalla febbre mediterranea familiare, dalla sindrome TRAPS, le sindrome periodiche associate alla criopirina e la sindrome da IgG. Sono tutte malattie causate da mutazioni a carico di geni che codificano per proteine coinvolte nella regolazione o nell'attivazione della risposta infiammatoria. Per questo motivo avremo dei pazienti che presentano degli episodi febbrili o infiammatori ricorrenti a cui associano manifestazioni cliniche che nascono dall'infiammazione localizzata a carico di diversi organi e apparati, tra questi ad esempio l'occhio, la cute. Quindi la maggior parte dei pazienti presenterà delle manifestazioni cutanee spesso anche molto tipiche, e la membrana sinoviale, con la maggior parte dei pazienti che lamenteranno anche dolori articolari o in alcuni casi artrite vera e propria. Dalla scoperta di queste malattie e dei meccanismi patogenetici che le sottendono è stato possibile identificare anche dei bersagli per farmaci sempre più specifici, tra queste l'interleuchina 1, per la quale abbiamo dei farmaci biotecnologici che sono in grado di inibire la sua azione. Abbiamo l'antagonista recettoriale dell'interleuchina 1, che è Anakinra, e Canakinumab, che è un anticorpo monoclonale che lega selettivamente invece l'interleuchina 1 beta circolante. Dalla scoperta delle forme genetiche di malattie autoinfiammatorie, ciò che mi preme sottolineare è che sulla base di meccanismi patogenetici simili, un numero sempre crescente di malattie immunomediate infiammatorie croniche è stato riclassificato tra le forme autoinfiammatorie multifattoriali. Da qua l'identificazione di target terapeutici molto rilevante, e quindi lo sviluppo di farmaci specifici che vanno a inibire anche in questo caso le molecole dell'infiammazione.